A proposito di duetti, bella. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. A proposito di duetti, avevamo 15 anni però. Che stai a tirar fuori? No, perché questo è un giocatorino che avevamo suggerito a football l'anno scorso, Marco Reus, adesso se ne parla pure. Chiave Juventus sarebbe, bravo. Farebbe comodo pure alla Roma per caratteristiche del Borussia Mönchengladbach. Comunque, salutiamo e ringraziamo ovviamente Matteo Bonello in cabina di regia, Emanuele Bellini per la regia televisiva del 611, da quale adesso state vedendo questi loschi figuri che vi salutano tutti insieme. Intravedete anche Nino Santarelli pronto per il GR delle ore 18, e avete intravisto anche Alice Lopedote, Marco Madeddu e Luca Falli, che subito dopo il GR vi terranno. Vi parleranno anche di questa partita del Milan che è iniziata alle 18. Allegri sempre, sempre elegante, sì. E, stasera. Sì. I due appuntamenti televisivi, perché mi piace ricordare l'appuntamento delle 20:30 con 56 Lazio, con Paolo Colantoni e tutti i suoi ospiti. Bocca al lupo al nostro Paoletto per 56 Lazio che parte. Sì. E poi alle 22 arriviamo noi, 56 Roma, nel nuovo giorno. Essa dedicata come trasmissione 56 Juve, dopo mezzanotte, e 56 Anzio Lavinio, perché torno alle 4 del mattino con 56 Anzio Lavinio. 56 Roma, ore 22, dalle 22 a mezzanotte ogni martedì a partire da stasera. Francesca Ferrazza, Stefano Petrucci, Marco Del Vecchio, Max Tonetto, Davide Rossi, Dario Bersani, Marco Madeddu, Dario Saladino. Centriamo tutti, centriamo tutti, vicini vicini. Chiaramente mostreremo anche quelle che sono le pecche della Roma e tanti gol subiti nell'arco di questa stagione. No, non lo faremo, vabbè, pazienza, li racconteremo, diciamo, no, faremo vedere tante belle immagini, tante schede che vanno a spiegare, atte a spiegare la situazione della Roma, ma per il momento non ci resta che salutarvi. E ricordiamo adesso Lopedote, Madeddu, Fallica, fino alle 21 poi oggi la trasmissione dalle 21 a mezzanotte non c'è. Mandiamo ancora un abbraccio forte. Danilo Fiorani che purtroppo ha perso il papà. Sapendo quello che significa Danilo, gli mando un abbraccio particolare. Grazie a Francesca Ferrazza. Ciao a tutti.